Buona la prima per la sfilata dei carri allegorici di domenica 23 febbraio ad Agropoli. Come ogni anno, tantissime persone hanno affollato via Salvo d'Acquisto, via Pio X e piazza Vittorio Veneto per assistere alla tradizionale sfilata. Cinque i carri realizzati dai maestri della cartapesta. Ad aprire la sfilata, come ogni anno, il carro del Caiardin, simbolo della città di Agropoli. Il secondo carro, Re Carnevale, a testimonianza dell'amore per questa tradizione che la città annovera da ormai 49 anni. Il terzo carro ha rappresentato il guerriero africano, il quarto i Puffi e il quinto Hulk, personaggio della Marvel. Il carnevale di quest'anno, in un primo momento, ha rischiato di saltare, poi però, grazie ad un lavoro di squadra tra il comune e i maestri della cartapesta, si è riusciti in pochi mesi a realizzare una bella manifestazione. Ottimo anche il risultato in termini di ascolto per quanto riguarda la diretta televisiva realizzata dall'emittente televisiva Cilento Channel, sia sul digitale terrestre che su Facebook. Le immagini hanno avuto diversi consensi. Devo dire che la giornata, grazie a Dio, è stata clemente e la gente ha risposto. Il carnevale è un evento che porta migliaia di persone e un fiume di gente qui su via Pio X testimonia che c'è tanta voglia ancora, insomma, di divertirsi. Intorno a noi naturalmente un clima difficile, i casi, diciamo, di questa coronavirus preoccupano un po' tutti. Grazie a Dio per il momento qui non c'è ancora niente, ci godiamo quindi per questo motivo l'allegria di questo carnevale di oggi. Ma vediamo domani che succede. Per il momento immagino siamo un po' tutti preoccupati, però la testimonianza che le persone alla fine sono venute a farsi questa passeggiata qui ad Agropoli vuol dire, insomma, che comunque c'è comunque la voglia di stare bene, insomma, di essere felici e di respingere e mandare alla mittente le brutte cose che succedono. Questa è una crisi che va valutata ora per ora, giorno per giorno. Al momento niente ci fa sospettare che il carnevale debba essere interrotto, quindi andiamo avanti. Naturalmente saremo attenti a tutto quello che avverrà, perché naturalmente la salute pubblica è al primo posto, ci mancherebbe altro che non saremo assolutamente faciloni da questo punto di vista. Se dovesse esserci un solo rischio, una sola piccola percentuale di rischio, immediatamente interromperemo tutto. Se invece, come mi auguro, tutto sarà tranquillo, andremo avanti per le nostre giornate.